Questo è un organ che dovremmo visitare, ma la padrona di casa si è momentaneamente allontanata. Ombretta gioca col cane. Arriva la padrona di casa. Arriva la signora. Scusa, come dobbiamo dire? Però è originale. Gli Atenei. Allora, se per cortesia vi mettete tutti buoni. La porta lì? Aspetta che lei è ancora fuori. Scusa, ci può dire? Sì, bisogna dire. Sì, sì, gli Atenei. Se non volete salutare con la luce. Gli Atenei. Ha 98 anni. Tutta la sua vita ha vissuto qua dentro la valle. Adesso vive veramente in quella casetta lì. Questo è un vero organ. È ovvio che la signora si mantiene facendoci entrare, prendendo il dollaro a persona, però è autentico. Adesso c'è una porta, una volta, ma tantissimi anni fa c'erano le coperte di i tappeti di tappeto. Adesso tutti hanno una porta normale a Logan. Come una volta, niente. E tutta questa struttura rivestita di paglia e fango. Paglia e fango. Sai che qui d'estate c'è un fresco quando poi sono 40 gradi? E d'inverno nevica qua, perché siamo a 1800 metri, e quando nevica, con la stufetta accesa... Ma è sempre, rimane aperto? Che se rimane nevica, sempre aperto, non perché non qui c'è la madre terra e il padre cielo, sempre in comunicazione l'un con l'altro, nessuna casa indiana è mai stata chiusa. Si può fotografare? Sì, guarda che cosa, bisogna cardare la lana. Grazie. Guardate, carde la lana, guardate bei gioielli. Anche le pietre, quindi la lana la colorano con i veri colori. Quello che lavoro, che intreccio. Poi la signora ha anche la pettinatura tipica tradizionale. Dopo se c'è qualcuno, vado per lì. Nessuno. Mimi. Perché fanno una codina e poi fanno un salsicciottino e lo lega tutto, guardate come è pettinato. Si fa fare il fiocco. Iniziano da bambini piccoli. Io potrei fare poco. Tu ombretta ce l'hai. Devo fare la cocotta. La cocotta. Quando c'è la neve per camminare. La cocotta, sì. Quale? Questo è per tenere i bambini, quando li tenevano, dovevano lavorare, li attaccavano agli alberi, li attaccavano da qualche parte. Che bello. Senti che bello, qui ci metti il bambino tutto legato dentro, va bene? Sì. E senti che bello, e le zampette qua. Le zampette? Guarda che bello. Allora, questo è il padre, questa è la madre e questo è l'amore che li unisce. Oh, il padre è tutto un amore. Questo è il padre cielo. E questo è la madre terra dove il bambino appoggia i piedini. Che gioia. Tutte le cose che loro facevano sempre un riferimento, una simbologia alla loro... Un tappeto fatto a mo' di poncio. Questi sono i vestiti delle donne da baglio. Era un tappeto e poi mettevano una cintura in vita. E poi avevano degli scarpettini di camoscio. Ma stupendo. Mocassini. E tutti gli indiani, il filo indiano che fanno il tappeto danza. Rappresenta gli indiani che danzano. È sempre rappresentata nella loro... È un tappetino da quel tappetino. Hanno 5 anni che ha che l'ho. Hai visto? La tipica pettinatura. Andiamo?
8. Il cosiddetto orecchio del vento. Pensa che tira vento, cosa che il pista è? Dove sono andati c'è una forte eco. Nel deserto destra e sinistra. Ma pensa che qua hai qualche punto di riferimento. Sì. Nel deserto. Nel deserto. Giravano di notte come i disperati. Cosa? Sì che ha l'eco della Maria. Io lo so, io sono sotto dentro. Il profilo indiano, di un indiano avvolto nella coperta. Un indiano. Il cosiddetto dragone. Chi lo vede è bravo.